Voi vi siete opposti alla posizione di una targa. Una targa lapidea? Sì, perché riteniamo che la targa lapidea si omologa poi con la muratura e diventa un fatto formale. Siccome noi, e soprattutto Libero, eravamo e siamo contrari alle cose formali, allora riteniamo risuscitare in noi l'emozione di quel giorno e negli amici l'emozione di quel giorno, rifacendo la stessa targa venuta così di getto, lo stesso manifesto venuto di getto quando è successo il fatto. Noi lo riteniamo emotivamente per noi, poi gli altri non lo so, non mi interessa. Secondo lei la gente si oppone al racket così come ha fatto suo marito? Secondo me no, a me no, dai segnali che ci danno quelli che hanno diciamo, la possibilità di controllare queste cose, tutti ci dicono che i commercianti pagano tranquillamente e ritengono di far bene. Non capisco dietro quale riflessione, perché forse non pensano che pagare il racket significa agevolare e foraggiare la mafia. Non lo so, insomma, è una cosa che noi non riusciamo mai bene a capire perché lo facciano. Che cosa chiederebbe a questa città? Chiederei una maggiore consapevolezza della realtà, non vivere nel vecchio assunto che tanto la mafia sempre c'è stata, sempre ci sarà e che tanto vale adeguarsi. Ecco, io chiederei di non adeguarsi.